Bentornati snipers, qui Markstorm e benvenuti alla mia prima recensione. Essere uno sniper nel mondo del softair non è semplice. Richiede molta pazienza, concentrazione e soprattutto un fucile all'altezza del ruolo. Ma quale fucile risulta adatto per questo scopo? Scopriamolo assieme. La scelta di fucile bolt action ricade quasi sempre sul leggendario VSR-10 della Marui, per silenziosità, precisione di tiro. Ma forse oggi è arrivato un potenziale rivale che può spodestare il re degli sniper. Salve ragazzi, siamo qui in negozio a presentarvi il nuovo uscito della Ares serie Amoeba, la S01 Striker. Il corpo del fucile è in polimero, molto resistente e solido, e dà una bella sensazione di stabilità al tatto. Naturalmente è in colorazione black, ma ci sono disponibili altre varianti di colori: il coyote tan, il verde e il blu. Il green e il poggiaguancia sono smontabili e sostituibili con delle controparti sempre forniti da casa Ares per trovare il massimo comfort durante il puntamento. Lo sgancio del caricatore c'è sia quello tradizionale che quello rapido, che ti permette di sganciarlo senza spostare la mano dall'impugnatura. Quindi molto rapido, tu sei in puntamento, fai fuoco, finisci i colpi, premi, sganci il caricatore, ricarichi e sei pronto al fuoco. Il caricatore, inoltre, ha un notevole vantaggio estetico perché si trova esattamente dove dovrebbe essere. Rispetto ad altri, tipo il VSR che è avanzato, quindi non dovrebbe essere lì, questo qui è situato esattamente dove dovrebbe essere. Quindi più realistico, giusto? Naturalmente, altri fucili ce l'hanno, ma hanno un incameramento a pinna. L'incameramento a pinna, come molti sanno, è delicato e quindi da utilizzare con molta, molta calma e precisione, perché sennò si rompe. Sul lato sinistro del fucile è presente una grande novità nel mondo degli sniper. È un indicatore di armamento del bolt. Una volta armato uscirà un piccolo perno che ci indicherà la presenza del pallino in canna. L'out barrel è in alluminio, lavorato al CNC, per una perfezione di lavorazione assoluta. Nella parte superiore troviamo i loghi incisi della Moeba, veramente ben fatti. La canna interna è in ottone e segue gli standard del VSR-10, così come il gommino PAP. Questo dà una possibilità di upgrade maggiore, poiché la compatibilità si estende con la maggior parte dei pezzi per i fucili da cecchino. Il receiver è un monoblocco in alluminio anodizzato nero e comprende la slitta superiore waver. Il bolt, anch'esso nero, dispone di una corsa molto corta. Al suo interno troviamo una normalissima molla da fucile elettrico che spinge un pistone in alluminio ricavato dal pieno rosso. La testa cilindro è già in acciaio nero e, come si può notare, una volta arretrato il bolt lascerà l'otturatore aperto come nelle armi vere. Questo dà un tocco di realismo in più. Inoltre il pallino viene incamerato direttamente nella camera opaca, senza canale o tubicini di sorta, e questo rende molto migliore il pescaggio dei pallini. Ma ora vediamo come se la cava il crono. La prova verrà effettuata con dei pallini da 0,25 bio. La potenza della replica si aggira intorno agli 0,77 Joule. Tralasceremo volutamente le prove di tiro, poiché sparare a un bersaglio fermo a 20 metri non è realistico. La settimana prossima avrò modo di provarlo sul campo e vedremo assieme di cosa è capace questo fucile. Il fucile appena uscito dalla scatola presenterà il classico tappo rosso che è di legge. Naturalmente ha un filetto, quindi svitato e abitato, un tappo in alluminio. Ora parliamo dell'OPAP. Innanzitutto l'OPAP si presenta in metallo, quindi è un notevole vantaggio, e ha la regolazione tramite un grano che è situato nella parte superiore. Non ha la regolazione classica del VSR, che per alcuni potrebbe essere una scomodità, però ha una regolazione molto fine, quindi un vantaggio. Se la regolazione a brugola vi è scomoda perché non sapete dove mettere la brugola, casa Ares ha risolto il problema. Qui sotto
C'è un vano per le due brugole che serve per la regolazione dello pop e lo smontaggio dell'arma. In conclusione, può l'Are Samoeba Striker S1 surclassare il BSR-10? Forse no, ma sicuramente gli tiene testa. È un ottimo fucile dal punto di vista delle finiture, dal punto di vista delle innovazioni della comunità d'uso. D'altro canto, il BSR-10 dispone di una grande varietà di pezzi aftermarket e da una meccanica consolidata e resistente. Lo Striker S1, d'altro canto, si pone in una fascia di prezzo veramente interessante. Questo fucile, avendo un ottimo prezzo, va benissimo per chi vuole iniziare e non vuole iniziare con un cinese, ma con un fucile solido, leggero e che spara bene. Per questa mia prima recensione è tutto, grazie ragazzi per la visione. Qui Markstorm, qui è Alien e ci becchiamo sul campo.